Terribile tragedia che si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, a Pile, una frazione dell'Aquila dove una macchina che era stata parcheggiata in discesa si è sfrenata, travolgendo sei bambini dell'asilo, dell'infanzia Primo Maggio. Uno di loro, un bimbo di 4 anni, purtroppo non ce l'ha fatta ed è morto. Altri tre bambini invece sono stati trasportati, due in elisoccorso al, Gemelli di Roma, un altro in ambulanza al Bambin Gesù. C'è una bambina che attualmente è in prognosi riservata, ma noi abbiamo collegato in diretta con noi proprio Daniela Rosone dall'Aquila per sapere quelle che sono le ultime notizie che arrivano appunto da Pile. Insomma, una notizia terribile. Daniela, quali sono le notizie in tuo possesso in questo momento, visto che questo primo pomeriggio, insomma, ti sei recata proprio sul posto nell'immediatezza del fatto per cercare di capire cos'era accaduto? Sì, Anna, buonasera a tutti i telespettatori di Rete 8. Sì, sono stata sul posto con le telecamere di Rete 8 per documentare questa grandissima tragedia che sconvolge ancora una volta la comunità aquilana. Tu accennavi già qualcosa, sostanzialmente c'era questa macchina parcheggiata. Stiamo vedendo anche in questo momento le immagini, queste sono l'ingresso della scuola dell'infanzia Primo Maggio, c'era questa macchina parcheggiata nella discesa. Una delle ipotesi da prendere ovviamente con le molle, perché in questo momento non è il momento dei processi o delle facili ricostruzioni, ci sono le indagini, però una delle ipotesi più accreditate sarebbe quella che la macchina si sarebbe sfrenata perché c'era all'interno, sarebbe stata accesa da un genitore entrato per riprendere un bambino e sarebbe stato lasciato un altro figlio in macchina e l'auto poi non si sa. Perché sono cause in corso di accertamento, si sarebbe sfrenata, non si sa se questo bambino all'interno abbia giocato, abbia toccato qualcosa, però è una delle ipotesi, lo ribadiamo perché in questo momento ci sono gli inquirenti, c'è cioè il PM Stefano Gallo, c'è l'inchiesta, quindi si farà luce piena su questa vicenda. La notizia purtroppo è quella che dicevi in apertura, questo bimbo di 4 anni che non ce l'ha fatta, sono state scene strazianti, Anna, perché il bambino ha avuto una prima rianimazione lì proprio sul posto, poi mentre veniva trasportato in ospedale purtroppo il suo cuoricino ha smesso di battere. Come dicevi, il bollettino è stato diramato poco fa dalla ASL, ci sono soltanto due gemellini che non sono gravi nell'ospedale dell'Aquila, gli altri sono stati trasportati tutti al Gemelli, un altro bambino, al Bambin Gesù, e la bambina che sta più male, che è in prognosi riservata, è una bimba sempre di 4 anni che è al Policlinico Gemelli di Roma. Una tragedia che lascia sgomenti, che lascia attoniti per la dinamica, perché è successo in un asilo e perché è successo perché questa macchina si è sfrenata ed è andata proprio a piombare. Noi l'abbiamo visto, insomma, avete visto anche voi le immagini, su questo giardinetto dove i bambini ignari di tutto stavano giocando con dei giochini. Una bambina ha raccontato anche alla mamma che poi era lì sul posto. Che lei si è salvata soltanto perché in quel momento era nella casetta di legno. Tra l'altro, i vigili del fuoco hanno dovuto portare avanti delle operazioni impressionanti. Noi eravamo lì perché questa macchina praticamente ha schiacciato quattro dei bambini e quindi per tirarli fuori dalla macchina e con la cancellata che la macchina aveva sfondato ed era quindi anche la cancellata per terra, hanno dovuto fare un lavoro certosino, un lavoro impressionante, un lavoro velocissimo, una corsa contro il tempo per cercare appunto di salvare il salvabile. C'è un grandissimo dolore, vedete, queste che vediamo sono proprio le immagini che abbiamo girato lì nel pomeriggio, la macchina sfrenata e il mezzo dei vigili del fuoco e si vede chiaramente dalle immagini anche questa discesa dalla quale la macchina è venuta sotto. E sul posto c'era il PM Stefano Gallo che ha cominciato a sentire tutti i testimoni, alla presenza della preside che è la dirigente scolastica Monia Lai, che ha anche il comprensivo Mazzini che è proprio lì vicino. Qui si trattava di bambini piccolissimi, perché il nido Primo Maggio ospita bambini dai 3 ai 5 anni, erano bambini quindi piccolissimi, anche il piccolo che non ce l'ha fatta, aveva soltanto 4 anni, lo abbiamo detto più volte. Daniela, Una c'erano anche tragedia altri per la. bambini, leggevamo anche nelle agenzie che ci sono, tu poi del resto eri sul posto, quindi ce lo puoi confermare, c'erano anche tanti altri bambini, ovviamente molti sono rimasti, anche alcuni sono rimasti feriti nel parapiglia che si è venuto a creare, ma soprattutto molti sono sotto shock a quanto pare, Sì, compreso anche il sono sotto personale shock. dell'asilo.
Dobbiamo dire una cosa, al momento c'erano una decina di bambini perché alcuni erano stati anche ripresi, lì ci sono anche scuole vicino, quindi c'è stato un po' di trambusto con tutti che sono usciti a vedere, però volevo spendere due parole anche per le insegnanti, per il personale della scuola che sono riusciti a mantenere diciamo il sangue freddo e la calma in una situazione davvero tragica anche per loro, quelle colpite direttamente, sono state brave nel tenere gli altri bambini per non cercare di traumatizzare ulteriormente questi bambini dell'infanzia che sicuramente porteranno questo ricordo a vita. La tragedia è incredibile perché si era subito capita la gravità, Anna, recandoci sul posto l'abbiamo capito subito perché il bambino è stato portato via d'urgenza, è stato rianimato anche lì, poi immagina la scena di tutti i genitori che arrivavano poi a riprendere gli altri bambini perché anche dall'istituto vicino, dalla Mazzini, a quanto pare sono stati richiamati i genitori anche se non era successo lì per far riprendere i figli, quindi si è creato un trambusto allucinante e un grande lavoro anche delle forze dell'ordine della polizia municipale per cercare appunto di fermare la gente, di creare anche un percorso alternativo per far uscire appunto le macchine anche degli alunni degli altri istituti. E purtroppo insomma l'epilogo è stato quello che nessuno di noi avrebbe voluto raccontarvi in questo momento, perché tutti ci siamo sentiti toccati da questa tragedia proprio per le modalità, perché c'è di mezzo un bambino di 4 anni, ci sono di mezzo altri bambini, ci sono di mezzo famiglie, tutte famiglie che stanno soffrendo. Daniela, altra questione, tutta la città dell'Aquila ovviamente è stata colpita, ma non solo, perché la notizia sta facendo il giro delle testate giornalistiche, non soltanto regionali ma anche nazionali. La città dell'Aquila domani il sindaco ha dichiarato lutto cittadino, poi ci sono state anche tante altre reazioni. Sì, domani il sindaco Pierluigi Biondi ha dichiarato il lutto cittadino, c'era come sapete l'evento insomma con l'arrivo del leader nazionale di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che è stato annullato, ma sono stati annullati tantissimi altri eventi, un'asta di beneficenza, un presidio per la pace che si tiene tutti i giovedì ai Quattro Cantoni, insomma tutti hanno annullato le iniziative per stringersi attorno a queste famiglie, le reazioni sono state tante perché ve lo dicevamo prima, il sindaco Biondi si è recato sul posto, è intervenuto il governatore Marsilio, l'onorevole Pezzopane, è arrivato anche il cordoglio per questa piccola vittima da parte della Camera dei Deputati, insomma le reazioni sono state davvero tantissime sui social, la notizia è rimbalzata in pochi minuti, davvero non ci sono parole perché quando accadono queste tragedie, quando ci sono di mezzo dei bambini, insomma il sentimento è quello, è unanime per tutti, adesso c'è la parte ovviamente dell'inchiesta, ma oggi sicuramente anche domani sarà il giorno del dolore, del lutto per questa città che purtroppo si trova a piangere ancora un'altra volta per un'altra tragedia gravissima.